17 edizione del trofeo As Industria Toscana Nord, quest'anno uh, quindi non solo la uh, confindustria lucchese, ma anche uh, le altre che si sono aggiunte uh, nell'ottica della formazione dell'associazione degli industriali del nord della Toscana. Organizzazione a cura della Gragnano Sporting Club. Un evento che ormai dicevamo da 17 edizioni, raggruppa e uh, tende un po' a far passare una giornata diversa agli appassionati di ciclismo che eh, lavorano presso le aziende associate alla As Industria della Nord della Toscana. Organizzazione a cura della Gragnano Sporting Club e ritrovo fissato presso gli stabilimenti della CL conglomerati Lucchesi. Ci troviamo quindi eh, nella zona che ormai è classica. Da partenza di questa eh, manifestazione che quest'anno cambia leggermente formula. Vedete eh, Carlo Palandri, sempre attivo eh, dal punto di vista organizzativo, a fianco eh, del ciclismo. Non solo con la sua squadra, la Gragnano Sporting Club, la formazione. Elite Dunder 23 che eh, porta il nome eh, delle aziende lucchesi in tutto il territorio nazionale e non solo, ma anche con questa bella iniziativa che davvero eh, regala una giornata di sport e di amicizia ai tanti appassionati di eh, ciclismo. Dicevamo una formula che cambia quest'anno per due motivi. Prima di tutto eh, si apre eh, l'associazione degli industriali anche ad altre province, anche se eh, come poi ascolteremo nelle interviste eh, forse si aspettava una partecipazione maggiore da parte delle altre province, però eh, vedremo se eh, questo esperimento il prossimo anno eh, porterà eh, maggiore successo, ma eh, la vera novità è eh, praticamente una divisione delle partecipazioni, ovvero coloro che eh, parteciperanno alla gara agonistica e coloro che invece Parteciperanno alla gara totalmente eh, non competitiva. Nell'ottica di eh, garantire a tutti la sicurezza sul percorso, importante anche l'impegno con le eh, motostaffette dei motociclisti pistoiesi al fianco della gara e di primi chilometri che eh, saranno svolti andatura controllata per permettere a tutti di pedalare almeno nelle prime fasi tutti assieme poi sarà gara vera il finale quest'anno dopo il passaggio dalla zona uh, di partenza ed arrivo dove coloro che hanno optato per la pedalata non competitiva si uh, fermeranno coloro che invece hanno scelto di svolgere la gara che si svolge sotto legida della Federazione Ciclistica Italiana proseguiranno ed andranno ad affrontare la salita di Monte Carlo prima poi di scendere nuovamente a località Gragnano e tornare in zona traguardo un percorso che quindi verosimilmente regalerà anche grandi emozioni a coloro che hanno scelto la fase agonistica nelle ultime battute di corsa e noi saremo qua per raccontarvelo con la nostra sintesi che per il momento ci mostra il tratto non competitivo della gara, vedete una partecipazione comunque molto importante tanti tanti gli atleti che hanno preso il via circa 250 i partecipanti davvero un risultato di tutto rispetto per quanto riguarda questa manifestazione e come vedete questo è lo spirito con cui si affrontano i primi chilometri e per coloro che sceglieranno la fase non competitiva anche le fasi finali di corsa si pedala in amicizia c'è chi ne approfitta per salutare la telecamera e si pedala in piena sicurezza. Questo va eh, decisamente ricordato, imponente il dispiegamento eh, tecnico da parte delle scorte, delle motostaffette per garantire ovviamente una copertura il più possibile omogenea degli incroci che eh, gli atleti troveranno lungo il percorso. Un tracciato che nella prima fase ricalca, dicevamo quello uh, dello scorso anno, un tracciato che vede la partenza, quindi uh, dagli uh, stabilimenti della uh, CL per uh, poi procedere in uh, direzione nord, uh, si entra. Nella Galfagnana, nella valle del Serchio andando in direzione Galfagnana, eh, e si affronta questo sempre fino all'andatura controllata, fino a Ponte Amoriano, dove avverrà la partenza ufficiale vera e propria. Si arriverà con la corsa fino a Borgo Mozzano, pedalando sul lato destro della vallata, quindi si attraverserà il fiume Serchio, per poi riscendere eh, sull'altro lato della valle. Uh, una volta raggiunto ancora quindi la zona di uh, partenza, quella dove è avvenuta il via, quindi alla CL, uh, si uh, procederà. Coloro che uh, vorranno uh, affrontarla. Affronteranno la uh, salita verso Monte Carlo. Una salita che verrà affrontata dal versante uh, di uh, Turchetto, una salita che si divide in due parti e poi andremo comunque a, a viverla nelle ultime fasi di gara e quindi avremo anche l'occasione per uh, raccontarvelo. Abbiamo visto Carlo Palandre dare il via ufficiale alla corsa e subito uh, la gara prende una piega velocissima, il primo ad allungare con il dorsale di gara numero 56, lo vediamo adesso inquadrato, si tratta di uh, Pasquale Renucci l'atleta eh, che eh, difende i colori quest'oggi della Fosbel SPA ha qualche metro di vantaggio nei confronti del gruppo. Eccolo qua il Plotone che eh, sta cercando di non lasciare troppo spazio al Battistrada. Si pedala nella valle del fiume Serchio, lo si fa comunque ad andatura molto sostenuta, nonostante adesso la strada tenda sin da queste fasi a salire con una pendenza ancora diciamo impercettibile questa fase è un lungo falso piano fino al giro di boa praticamente che gli atleti affronteranno una volta raggiunta la zona di Borgo a Mozzano vedete il gruppo che dà la caccia al battistrada che comunque ha un vantaggio minimo si tratta di Pasquale Renucci lo vediamo proprio far capolino nella nostra immagine. Per lui pochi metri di vantaggio nei confronti del gruppo ripreso. Renucci adesso prova un altro atleta ad allungare. È il dozzale numero 60. Si tratta di uh, Fabrizio Simonetti. Con lui ci prova anche il dozzale 67. Vale a dire Stefano Giovannoni. Pochi metri di vantaggio, un'andatura sempre molto sostenuta che lascia sempre poco spazio, e questo è una cosa che abbiamo imparato a vedere sin da queste prime battute di gara con continui scatti e controscatti. Infatti. Viene rintuzzato anche questo tentativo di fuga, gruppo che quindi eh, torna compatto in questi primi chilometri di gara, lo vediamo bene dalla nostra eh, telecamera, il Plotone viaggia compatto, l'andatura è stata sostenuta sin dalle prime battute, siamo adesso a Borgo Ammozzano, la nostra telecamera ci mostra proprio l'avvicinamento al Giro di Boa e il gruppo adesso nel tratto in discesa, in falso piano in discesa, Può sviluppare tutta la propria velocità, andatura molto sostenuta in questa fase con il plotone che adesso perde qualche unità. Ovviamente, a questo punto, eh, coloro che vogliono fare gara vera iniziano a fare sul serio, le velocità iniziano ad aumentare e questo fa sì che molti eh, perdano contatto e eh, raggiungeranno. La zona del traguardo, la zona eh, posta di fronte agli stabilimenti della CL, ovviamente eh, con il proprio passo, per poi magari riuscire anche a gustarsi il finale di gara. Quando gli agonisti, eh, dopo aver fatto il giro da Monte Carlo, raggiungeranno definitivamente la zona del traguardo. Immagini dalla corsa con la nostra telecamera che sta rimontando per mostrarci la situazione che si è formata in testa alla gara. Questo è il gruppo dei più immediati inseguitori. Il battistrada adesso è Paolo Rilli. Intanto vediamo ancora inquadrato il gruppo degli inseguitori in lunga fila indiana che sta dando la caccia proprio alla battistrada Paolo Rilli eh, della Special Vibro SRL. Gruppo in lunghissima fila indiana in questa. Fase, un tentativo solitario che adesso andiamo a seguire con la nostra telecamera, eccolo inquadrato: dorsale di gara numero 11 per l'atleta, classe 1976 della special Vibro SRL. È lui adesso il battistrada. Il suo passo è davvero ottimo con questa posa aerodinamica che gli permette di spingere a fondo in questo tratto in cui sicuramente si riesce a. A far scorrere molto bene la bici in quanto la strada tende in maniera impercettibile ma comunque costante a scendere. Stiamo seguendo in discesa il corso del fiume Serchio, e quindi è anche più facile fare velocità elevate. Dietro, però, il gruppo attenzione perché non lascia molto spazio, quindi un plotone che comunque. Siamo stato molto attivo sin dalle prime eh, battute di eh, gara e adesso proprio sulla battistrada Rilli si riportano altri atleti. Sulla testa adesso eh, si è riportato con il dorsale numero 39 si tratta di eh, Luca Vettori, con lui abbiamo il dorsale numero 14, vale a dire Nicola Puga, il dorsale numero 60, se è portato anch'esso sulla testa della corsa. Si tratta in questo caso di Fabrizio Simonetti, ed ancora, sempre ovviamente, al precedente battistrada che eh, era um, Paolo Rilli, abbiamo il dorsale di gara numero 41, vale a dire Vincenzo Mori. Questi sono i nuovi 5 uomini al comando, in quanto uh, si è esaurita l'azione di Rilli, che adesso vedete in uh, ultima posizione, un po' stremato, è stato al comando per uh, circa 7-8 km in uh, solitaria, e adesso può finalmente contare su dei compagni di uh, fuga. Questo è il rappello degli uomini al comando, andiamo anche a vedere quelle che sono le aziende uh, rappresentate in uh, testa, quindi Paolo Rilli della Special Vibro, con uh, lui Nicola Puga. Della Kral Cap Lucca ed ancora con il dorsale 39 Luca Vettori invece della Ska Hygien Products SPA. Con il dorsale 41 Vincenzo Mori della Mori Costruzioni SRL e con il dorsale 60 a chiudere la composizione degli uomini al comando Fabrizio Simonetti della Lucat SPA. Questi 5 uh, uomini al comando, cambi regolari in testa, quindi si prova ad evadere in 5 dal gruppo, un tentativo uh, davvero ben for formato, questo che stiamo seguendo adesso e vedremo se questi uomini avranno fortuna nella propria azione, intanto... Uh, noi andremo anche a controllare la situazione alle spalle uh, degli uomini che uh, stanno guidando la gara con il gruppo in lunga fila indiana inquadrato in questo momento dalla nostra telecamera che ci mostra il plotone uh, comunque molto allungato con tante maglie lucat nelle prime posizioni una delle formazioni uh, sicuramente uh, più uh, rappresentate una delle uh, formazioni Uh, più quotate alla via quest'oggi sono uh, tante le aziende che uh, fanno uh, parte del, um, della parte agonistica della gara vediamo anche uh, le maglie della system data nelle prime uh, posizioni del gruppo e uh, dicevamo comunque un gruppo che per il momento accusa un distacco di circa 20 secondi dalla testa della corsa quindi un vantaggio buono per i 5 uomini alla comando non ancora ovviamente eh, sufficiente, però, per far sì di eh, raggiungere il traguardo. Anche perché gli atleti raggiungeranno, come abbiamo più volte detto, la zona della partenza e di arrivo, quella posta di fronte alla CL. E poi coloro, e questi sono ovviamente tutti atleti agonistici, eh, coloro che svolgono la, zona, la parte agonistica della corsa, andranno ad affrontare la salita di Monte Carlo prima poi di ritornare dalla pesciatina e di raggiungere il traguardo, quindi c'è ancora una salita da affrontare per questi uomini, qui vediamo con il dozzale 14 Nicola Puga, Kral Cap Lucca, è lui che sta facendo l'andatura, chiede il cambio, chiede collaborazione, noi ancora con la testa della corsa quando siamo ormai in vista del passaggio nella zona di partenza ed arrivo, zona in cui vi dicevo coloro che opteranno per la fase agonistica, anzi coloro che hanno già optato perché era proprio una iscrizione diversa alla via della gara, svolteranno a destra, raggiungeranno il traguardo dopo una bella pedalata affrontata in amicizia e in piena sicurezza. Uh, grazie all'organizzazione della Gragnano Sporting Club, eccoci qua. Quindi, in zona uh, della CL, conglomerati lucchesi, l'azienda uh, che ha ospitato la zona di partenza e di arrivo, noi la troviamo uh, sulla destra adesso. Ma questi 5 atleti proseguono ovviamente dritti in uh, direzione della salita principe di giornata, la salita verso Monte Carlo, che andrà a delineare il finale di uh, corsa. Si mantiene più o meno invariato il vantaggio dei 5 uomini al comando, sempre nell'ordine dei 20-25 secondi nei confronti del gruppo. Vedremo magari tra questi uomini se qualcuno avrà la forza, uh, le gambe per tenere anche il rientro del plotone nella salita di Monte Carlo. Per il momento, uh, collaborazione uh, davvero ottima in attesa, ma anche dietro stanno cercando di organizzarsi. Intanto noi salutiamo sempre coloro che sono a fianco della Gragnano Sporting Club. Abbiamo eh, salutato questa mattina alla partenza Marino Palandri con eh, lo stand eh, natali, abbigliamento eh, sportivo, sempre a fianco eh, delle avventure della Gragnano Sporting Club. Vediamo come il gruppo per il momento si mantenga in lunga fila indiana eh, dando la caccia agli uomini al comando. C'è anche chi ne approfitta per fare un saluto alla telecamera. Cioè questo significa che a ruota si sta bene e non si fa troppa fatica in questa fase. Vantaggio che dicevamo non decolla per quanto riguarda gli uomini al comando. E ormai siamo in vista dell'inizio della salita verso Monte Carlo, dietro vedete si mantiene un vantaggio, un ritmo abbastanza costante che non permette a coloro che sono in testa di guadagnare troppo e ovviamente adesso iniziano ad essere al comando da circa 15 km, questo fa sì che eh, possano un po' magari sentire la fatica. Prime rampe della salita verso Monte Carlo, con al comando vediamo con il dorsale 14 Nicola Puga, è lui che sta eh, facendo l'andatura. Dietro intanto ha perso contatto uno dei componenti della fuga, sono rimasti in quattro. Questo è il primo eh, tratto in salita, la salita che si divide in uh, due spezzoni ben distinti, con uh, un tratto di discesa che si intervalla proprio alle due uh, fasi di ascesa. Vedete come adesso Puga sta facendo il ritmo. Dietro ci si volta con Rilli che è stato il promotore della fuga, mentre in seconda ruota vediamo con il dorsale 60. Simonetti, Simonetti perde intanto contatto, sembra un qualche metro, ma riesce comunque a chiudere anche questo atleta. E alle loro spalle sta uscendo a tutta velocità quello che è stato il primo attaccante di oggi. Proprio pronti via il dorsale 56. Vale a dire Pasquale Renucci della Fosberg SPA. È lui che adesso, tutto solo, prova a riportarsi sugli uomini alla comando e ha praticamente volato il primo tratto di salita. E adesso nel pezzo di discesa sta rilanciando l'andatura con l'intento proprio di agganciare coloro che si trovano in testa alla corsa. Distacco minimo per lui una decina di secondi, forse qualcosa meno, vede gli uomini alla comando in fondo a questo rettilineo. E ne approfitta in questa fase per avere anche il contatto visivo con coloro che lo precedono. Vedremo se riuscirà nell'aggancio. Mani basse sul manubrio. Quindi per questo ragazzo, vale a dire Pasquale Renucci, che qui salta con agilità questo primo strappo della seconda parte di salita e si sta per riportare sulla testa della corsa. Quindi si formerà un quintetto. Con Renucci che è davvero scatenato in questo frangente, è il momento dell'aggancio per Pasquale Renucci, che quindi si porta subito in testa al gruppetto dei battistrada e va ad imporre il suo ritmo in testa al gruppo, dietro perdono un po' contatto due atleti perché, ovviamente, aumenta l'andatura proprio sotto la spinta di Renucci, mentre sembra Puga tenere meglio degli altri, vedremo se. Comunque vada Renucci, insisterà nella propria azione. Tre uomini al comando adesso, ma il gruppo lo vedete in fondo. A questo rettilineo. Quindi, anche il gruppo non è lontano. Da coloro che guidano la corsa, due sono adesso rimasti gli uomini al comando, vale a dire Renucci e Puga. Ma è scatenato. Renucci. Quindi si toglie di dosso. Anche l'ultimo degli attaccanti, che fino a qualche istante fa erano al comando, adesso è lui tutto solo al comando. Per lui ormai gli ultimi metri di salita, forse ha esagerato un po' nella prima parte di ascesa. Adesso sta pagando leggermente lo sforzo in questa fase. Quando stiamo entrando nel centro abitato di Monte Carlo con uh, Pasquale Renucci della Fosber SPA, si fa un po' più pesante la sua azione in questo frangente. Alle spalle uh, si stanno avvicinando altri atleti. Saremo più precisi uh, quando andremo a, a seguire. Se ci saranno eventuali rientri, nel frattempo è ancora al comando Pasquale Renucci. Dicevamo una pedalata decisamente più pesante rispetto a quella che aveva all'inizio salita. Forse ha un po' strafatto nelle prime fasi di ascesa. Comunque mantiene un rapporto molto agile che gli permette per il momento di salvare la gamba. Attenzione adesso al di Lorenzo Guidi. È lui che si riporta su Renucci ed insiste nella propria azione quindi. Uh, Renucci prova a tenere il passo, davvero scatenato. Guidi, che è il primo a scollinare al GPM uh, di Monte Carlo, alle loro spalle arriva il dorsale. Uh, 58 Balducci, assieme a Pierini. Questa è la coppia che insegue. E poi il grosso del gruppo che si è notevolmente frastagliato in questa fase finale di corsa con l'ascesa. Ah, a Monte Carlo, che ha regalato grande spettacolo con uh, l'attacco di uh, Pasquale Renucci, che si è riportato sulla fuga e poi uh, praticamente un po' diciamo il crollo negli ultimi uh, metri di salita da parte di Renucci. Il bel rientro di Guidi alle loro spalle, sia Balducci che Pierini possono ancora rappresentare. Un bel motivo di interesse in queste uh, fasi finali di uh, corsa. Siamo in pianura dopo il tratto in discesa. Questo è il gruppo dei più immediati inseguitori. Un gruppo forte di una ventina di unità che sta inseguendo i quattro uomini al comando. Che uh, non sono tutti assieme, questo lo uh, diciamo perché uh, praticamente si sono disuniti. Uh, guidi dopo aver raggiunto uh, Renucci, tutto solo. Ha proseguito nella propria azione anche perché dopo lo scollinamento c'è il tratto di falso piano e lì è riuscito verosimilmente a fare la differenza nei confronti di uh, uno stremato Pasquale Renucci della Fosberg SPA e uh, può ovviamente contare anche sull'apporto del compagno di squadra Daniele Balducci. I due atleti che militano nella Lucard SPA, questi sono i più immediati inseguitori di Guidi, che adesso si trova solo al comando. Si tratta di Pasquale Renucci, anzi, questo che vediamo è Marco Pierini della Kral Cap Lucca. Quello in seconda posizione è Pasquale Renucci, in terza ruota invece è Daniele Balducci. Della uh, Lucat, questi i tre uomini che inseguono Lorenzo Guidi, che si trova, vi dicevo, alla comando in solitaria. Può contare uh, sul stopper fatto dal compagno di uh, squadra, dal collega, quest'oggi uh, lo possiamo definire in quanto sono atleti che uh, lavorano alla Lucat SPA. E qui tutto solo: il giovane, giovanissimo Lorenzo Guidi prova questa bella iniziativa. Lorenzo Guidi, pensate. È un atleta classe 1993, davvero molto giovane questo ragazzo che vuole provare a vincere anche lo scorso anno salì sul podio. Fece molto bene. Quest'anno vuole provare a cogliere il risultato pieno nel diciassettesimo trofeo, assindustria. Quarta coppa lume. Posizione aerodinamica per lui, siamo negli ultimi chilometri. Si volta per controllare la situazione. Dietro, adesso è ehm, Pasquale Renucci che fa l'andatura. In seconda ruota invece Marco Pierini, terza posizione. Fa funzione di stopper invece per Daniele Balducci, che si mantiene passivo alla ruota dei due atleti che fanno con lui parte del, degli più immediati inseguitori di Lorenzo Guidi. Andatura comunque molto sostenuta anche tra gli inseguitori, mentre il gruppo è ormai fuori dai giochi. Questi atleti hanno... Appena una quindicina di secondi da recuperare, forse qualcosa meno. Adesso paga un po' la fatica Lorenzo Guidi, lo vediamo inquadrato in queste immagini. Si fa un po' più legnosa la pedalata del ragazzo della Lucat che comunque si sta avvicinando ormai a meno di due km dalla conclusione e quindi ormai inizia a sentire anche la possibilità di cogliere il successo anche perché dietro può contare sull'apporto del compagno di squadra Daniele Balducci. Ultime fasi di gara noi ci spostiamo sul traguardo e proprio dagli inseguitori Daniele Balducci usciva nell'ultimo chilometro e riusciva a riportarsi su Lorenzo Guidi e quindi nella finale si presentano in due sul traguardo di fronte agli stabilimenti della CL ed è un successo, una doppietta della Lucat SPA con Lorenzo Guidi che viene raggiunto ma comunque vince eh, davanti al compagno Daniele Balducci la terza posizione. Invece è appannaggio di eh, Marco Pierini che chiude quindi sul terzo gradino del podio per la Kral Cup Lucca. Quarta posizione per uno stremato, Pasquale Renucci, sempre molto attivo sin eh, dalle eh, prime fasi. E arriva anche la volata del gruppo. Mentre per quanto riguarda il trofeo azienda, ovvero l'azienda eh, che ha vinto questo trofeo, è andato. E non poteva essere diversamente, visto la doppietta che hanno portato gli uomini della Luca SPA proprio a questa azienda. Quindi, la vittoria di Lorenzo Guidi, che ha coperto i 69 km del percorso in un'ora e 42 minuti alla media di oltre 40 km/h a testimonianza di come questo oggi qualcuno è andato a spasso ma i primi hanno sicuramente fatto una gran bella prestazione ha preceduto il compagno Daniele Balducci terza posizione per Marco Pierini della Kral Cup merita una menzione anche il quarto arrivato perché è sempre stato molto attivo in accorsa Pasquale Renucci della Fortberg SPA Paolo Giannini della CL Conglomerati a fianco del gruppo sportivo Gragnano anche in queste belle iniziative che tendono a promuovere un ciclismo diverso da quello classico agonistico un ciclismo che promuove l'associazione e l'amicizia tra i dipendenti eh, Noi siamo un'azienda dove siamo sempre stati vicini a queste diciamo, attività sportive specie nel ciclismo, da tanti anni con, dando una mano allo Sporting Club Gragnano e in queste occasioni, visto nell'associazione industriali, abbiamo dato la nostra disponibilità per l'area, praticamente per organizzare queste, questa manifestazione. Per voi, un impegno che va anche oltre a questa attività, dicevi anche a fianco dello Sporting Club Gragnano, una società che gira tutta l'Italia e che porta in alto il vostro nome? Sì, è una società che da tanti anni è appunto sul ciclismo, il Sporting Club Gagnano, dove noi diamo questa, diciamo, questo supporto al nostro direttore e effettivamente sappiamo che gira in tutta tutt Italia e anche non solo Italia, dove porta avanti il nostro nome e quindi ci dà un'immagine anche alla nostra società. Mauro Mungai, Confindustria Toscana Nord, il vostro appuntamento si è un po' allargato ai confini della provincia di Lucca, però era nata come un modo per portare il ciclismo, che qui è uno sport che riguarda tutti, tra i vostri dipendenti. E direi che le aziende rispondono bene e più che altro i dipendenti rispondono alla grande, perché oggi erano tantissimi. Perfetto, sono 17 anni che svolgiamo questo tipo di attività sportiva con numeri importanti. Quest'anno avremmo sperato che dalle province eh, di Pistoia e Prato ci fosse stata una partecipazione importante, invece abbiamo avuto una presenza minima. Comunque eh, speriamo nel 2017 di avere un nutrito gruppo delle, di aziende delle altre province con le quali siamo consociate. Naturalmente, un ringraziamento va mh, a Giannini che ci mette a disposizione la location per questa manifestazione, nonché a Carlo Palandri che è il Deus Machina della manifestazione vera e propria. Quindi speriamo un altro anno di ripeterci con l'apporto di tutte queste aziende che ci sono ormai fedeli, ripeto, da 17 anni. Cardo Palandro è quasi archiviata la stagione agonistica con lo Sporting Club Gragnano ma questo è un appuntamento che va oltre l'agonismo puro, questo è un appuntamento che porta un tessuto industriale come quello Lucchese a confrontarsi con uno sport che qui è passione per tutti. È davvero bello vedere così tanti ragazzi e atleti che hanno o in maniera agonistica o meno fatto questo percorso. Sì, ormai è diventata una tradizione, ogni anno ce la mettiamo tutta a organizzare questa, questa gara che quest'anno ha avuto anche un aspetto vero e proprio agonistico mi dispiace molto che c'è stata una caduta nel centro della gara insomma c'è stata un, una scivolata che ha coinvolto alcuni atleti mi dispiace per loro, le faccio tanti auguri di una pronta guarigione il resto ci ha assistito il tempo abbiamo messo tutte le nostre forze per poter far sì che venisse una bella giornata di festa spero di esserci riuscito e speriamo di andare avanti. Un percorso cambiato che ha sicuramente suscitato piacevoli sorprese perché il finale così è davvero più interessante. Sì, il finale è stato tecnicamente di buon livello, ho visto una bella azione anche in salita sul Monte Carlo. Eh, questo ragazzo che ha vinto è un ragazzo che già l'anno scorso è andato forte. Insomma, è bellino anche vedere un aspetto agonistico.